Ok, e allora si può iniziare gara 1 dei quarti di finale tra Follo, sottoscrivo, però insomma meno falli secondo me, anche perché si gioca lo stesso. Intanto manovre Pinazar, Galba si mette nell'area, chiuso, poi la palla rimane lì e c'è il gol di Chicco Rossi, ma si lamentano i giocatori del Follorica. Federico Pagnini, la conclusione, la parata di... il comportamento degli avversari. Parte Osorio con le finte davanti a Barozzi, tenta di scartarlo ma Barozzi salta a sfidare Leo Barozzi, Pinazzare il tiro, Barozzi para ancora. Capite le due situazioni di inferiorità numerica e l'uscita a non subire gol, anzi l'ha anche sperato. Intanto arriva il 2-0 di Pinazzar, se non sbaglio. Sì, la botta di Pinazzar da lunga distanza, forse una leggera deviazione, ma la palla si insacca e cambia tutto. 2-0 Sarzana quando mancano 9 minuti alla fine del primo tempo. Va Marco Pagnini davanti a Corona, palo, incredibile! Tutto pronto? Parte Davide Banini, va con le finte e la parata di Simone. È vero che bisogna tirare, ma è altrettanto vero che bisogna tirare nello specchio, perché sennò è perfettamente inutile. Intanto c'è Fede Pagnini per Francesco Banini, il tiro e il gol di Francesco. Il gran gol di Francesco Banini, accorcia le distanze. Nazar, ancora Borzi, Sarzana che probabilmente ha rallentato un attimo i giri nel motore. Follonia invece ha trovato più continuità, anche se insomma fino a qui c'è tanta lotta. E poi il gol di De Rinaldis, la pallina carambola in area, De Rinaldis. Mi è sembrato sull'assist di John Galbas, l'ha messa nel sacco, si riporta. E poi Davide insomma ha commesso il fallo di squadra numero 8, se non vado errato. Va Serze Cabella, tenta di mettere in mezzo, deviazione, gol! Accorcia ancora le distanze il Follonica, Francesco Banini! Ancora Montigel che pensa subito al tiro, gol! Il gol di Nando Montigel, una botta terrificante da centropista. Parte Galbas, il tiro, ma la spedisce fuori, la recupera ancora Galbas e Barozzi. Ma De Rinaldis, il tiro parato, quello fallito in questa partita. Va Fede Pagnini, parato. Va Galbas e Barozzi para. E Barozzi para ancora. E qui per il Follonica. Va Bonarelli al tiro, gol! Un raso terra millimetrico di Oscar Bonarelli. Va Borzi nel silenzio e para. Va Banini, parata. Va Rossi il tiro e para ancora Barozzi. È pronto Davide Banini, va al tiro e la spara fuori. Vai Pinazzar, gol! Va Montigel, parato. Ancora il tiro, ma questa volta Barozzi para. Col coltello. E c'è il gol! Vince il Follonica! 5-4! Si aggiudica gara 1 la formazione maremmana. Una partita infinita, Maurizio!